Grazie davvero a PAP. Io e PAP siamo... siamo amici da tanto tempo, spesso ci litighiamo, ci pigliamo, ci piglie, ce ne diciamo dietro di tutti i colori, però PAP ha la capacità di farci anche attraverso la musica capire che l'Africa... È un continente con cui dobbiamo interloquire, che non possiamo fare a meno di amare e di conoscere. Lo ringrazio per questa sua presenza, lo ringrazio per quello... Ormai il Papa chiama l'Africa, stiamo facendo un cammino eh, insieme fondamentalmente. Da dieci, anni. E da dieci anni ci conosciamo e lavoriamo insieme. E il bello di questo è proprio che... Questo non ci, non ci impedisce ogni tanto anche di litigare, ma nello stesso tempo, nei rapporti umani, le, le cose quando c'è la stima reciproca, c'è l'amicizia, c'è la competenza, non si può non essere amici. Grazie davvero, Papa. Vorrei eh, cominciare questa, questa prima parte del pomeriggio allora con Madame Ginda e Colette Madame Chitoga. Dando prima, eh, vorrei lasciare per ultima Colette che porta più un'esperienza di vita: dando prima la parola a Madame Hélène Ginda. Io vi racconto un attimo come l'ho conosciuta e il perché l'abbiamo richiamata. L'anno scorso, parlando, facendo il convegno di Chiama l'Africa, avevamo deciso di non fare come facevamo tutti gli altri anni la messa il sabato sera per chi voleva partecipare, parlavamo delle donne, il tema dello scorso anno era l'Africa in piedi con il volto di donna, io mi sono rivolto degli amici che lavorano in Africa, che sono africani eccetera, dicendo mi piacerebbe una donna teologa che venga a parlarci, a vedere, fare un discorso al femminile però partendo dalla teologia. E l'avevamo giustamente a mio avviso, messo al momento in cui normalmente negli altri convegni facevamo il momento di preghiera. Ho chiesto in giro varie cose, finalmente mi hanno dato tante indicazioni, però molti, e devo dirvi soprattutto alcuni missionari cattolici e gente che se ne intende di in teologia mi hanno detto c'è una teologa protestante camerunese che lavora al centro ecumenico de, a, a Ginevra, che è una specialista di queste cose e potrebbe fare un intervento. E sono stati molti che mi hanno indicato il suo nome. E io non la conoscevo, le ho scritto, non so, le ho telefonato, adesso non mi ricordo come sia. Lei è venuta molto volentieri, ha avuto dei problemi di visto come al solito, sapete? Io non lo so, quando uno ha la pelle nera gli si rendono difficili sempre tutti i problemi, tutte le cose, come stamattina per esempio. Ma ha avuto dei problemi di vista, però, di, di visto, non di vista, però è venuta. E devo dirvi che io mi aspettavo tutto un altro intervento da lei, nel senso che mi aspettavo un intervento, uno quando parla di teologi ha sempre l'impressione che sia, chissà cose che vengono dall'aldilà, robe di questo genere. invece lei ha fatto un intervento estremamente duro. Duro dal punto di vista femminile, eccetera, denunciando il maschilismo in maniera molto forte, parlando di fallocrazia in Africa, dicendo che in Africa il gallo deve smettere di cantare fondamentalmente. Ed è stato un intervento che ci ha scioccato un po' tutti, ma un intervento che ci ha fatto riflettere, penso. È per quello che ho, che ho, ho voluto richiamarla questo, in questo incontro qui, per tutt'altra cosa, però le ho detto: facci una lettura teologica della speranza. A partire dalla teologia, che speranza possono avere i giovani, le donne, la gente dell'Africa? E sono sicuro davvero che Helen, che è una donna, prima che una studiosa, è una donna, è una persona che lo si vede nei rapporti, eccetera. Ci saprà dare una, una testimonianza e una lezione estremamente interessante. La ringrazio della sua presenza, davvero, cordialmente, eccetera, e le do la parola. Grazie. Oh, Grazie molto per questa presentazione. Um, Mi sento un po'. potrebbe essere che lui abbia parlato del bene di me, non so se è. Si c'est ça. Et surtout, j'étais un peu étonnée que ce soit euh, les catholiques qui me recommandent euh, pour la conférence qui a eu lieu l'année passée. Parce que moi, je suis une protestante et une presbytérienne de tradition. Et je, je, je me suis beaucoup réjouie, mais ce n'était pas la première fois. J'ai été invitée par les catholiques au Canada en 2001, euh, la congrégation des frères de la Consolata lorsqu'il fêtait euh, 100 ans de mission en Afrique. Je ne fais que remercier à euh, l'Africa hein, pour son initiative euh, de, de chercher à montrer une autre Afrique, cette Afrique qui se bat, cette Afrique qui doit se faire aimer partout, cette Afrique qui fait partie de ce monde. C'est vraiment une mission noble et surtout lorsqu'on le fait avec un fondement spirituel. Je dis merci. Et que Dieu continue à soutenir vos efforts pour qu'enfin on puisse voir une autre Afrique en Occident. J'ai été très 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 contente quand j'ai reçu euh, le coup de téléphone de Edionio il y a un mois, moins d'un mois, moins d'un mois, je ne sais pas. J'étais en train de me préparer pour aller en mission en Afrique. Je me suis dit ah encore qui aime l'Afrique. Et comme je me suis assigné la mission de toujours répondre quand cela est possible, quand il s'agit de l'Afrique, j'ai dit « Mais pourquoi pas Bien que je vais revenir un jour avant d'arriver à Ancona, je crois que euh, je, je serai euh, contente d'être parmi euh, les frères et sœurs à Ancona pour continuer à réfléchir sur les questions euh, qui concernent l'Afrique et le monde. » Donc, merci Eugenio. Ton coup de fil m'a rappelé beaucoup de choses. Et je me suis résituée vraiment dans la conférence de l'année passée. Ceci dit, le sujet de cette année m'a paru un peu bizarre. Ça m'a paru bizarre parce que les questions de la jeunesse africaine inquiètent l'Afrique elle-même, inquiètent aussi le monde. Cela m'a paru bizarre aussi parce que c'est une préoccupation qui est réelle aujourd'hui et qui ne concerne pas seulement les jeunes, mais qui concerne tout un continent qui cherche à être à l'intérieur du monde. Euh, je me suis dit, je ne sais pas ce que je vais dire, je n'ai pas eu le temps de préparer un discours euh, très musclé, mais je me suis dit, euh, je pars de, de mon expérience du travail en Afrique, parce que je travaille avec 28 pays en Afrique, et je travaille avec des jeunes comme avec des vieux. Comme avec des pas très vieux et des très, très vieux. Euh, je me suis dit, je pars de là. Je pars aussi euh, des efforts que euh, l'Union africaine est en train de faire en matière euh, de politique par rapport à la jeunesse africaine. Je me suis dit, euh, après avoir euh, peut-être partagé avec vous euh, ce qui me semble être la situation des jeunes aujourd'hui en Afrique, je vais interroger la Bible pour que la Bible nous dise. Hein? Quels sont vraiment les repères spirituels qui peuvent nous permettre aujourd'hui de maintenir cette espérance lorsqu'on voit les jeunes vivre en Afrique et ailleurs? Et je me suis dit, quelle théologie peut être un espoir et porter cet espoir pour que les jeunes et les pas jeunes, pour que tout ce continent qui est l'Afrique, garde cette espérance-là? Et vous savez, euh, les jeunes représentent plus de 60% de la population en Afrique. Et partant de ces faits, les jeunes de l'Afrique sont vraiment euh, l'avenir de notre continent, et même l'avenir du monde, pourquoi pas. Et ces jeunes ont droit au futur. Comme je l'ai dit, cette jeunesse chez nous, Telle que je la rencontre dans mes voyages, beaucoup sont désorientés, désorientés par le système d'éducation que nous avons. D'autres sont démoralisés, démoralisés par les politiques que nous avons chez nous. Et je dirais même démoralisés par ce que le père Angelbert vient à appeler la paupérisation anthropologique. C'est-à-dire qui ne touche pas seulement le matériel, l'aspect économique des jeunes, mais qui touche l'être, la dignité des jeunes quant à leur capacité d'avoir un génie créateur qui peut contribuer à faire naître une autre Afrique. Ces jeunes-là sont souvent démoralisés parce qu'ils vivent dans une paupérisation anthropologique. Ces jeunes sont exploités. On connaît bien ce qui se passe en Afrique de l'Ouest avec ces plantations où les jeunes, les plus jeunes, sont les grands travailleurs. On connaît aussi ces jeunes qui ont servi des grands guerriers et on a rendu ces jeunes des soldats. On connaît aussi ces jeunes qui appartiennent aussi aux partis qui gouvernent et qui jouent souvent un rôle au sein des universités, un rôle qui ne dit jamais son nom. On connaît ces jeunes qui sont exploités malgré eux. On connaît ces jeunes qui sont martyrisés. On connaît ces jeunes qui sont opprimés par les pouvoirs politiques. Lorsqu'ils veulent poser des questions réelles qu'ils vivent dans leur communauté, lorsqu'ils veulent s'organiser au sein des universités pour essayer de penser et agir en même temps, on connaît leur oppression. Oui, nombreux n'imaginent pas qu'ils ont un avenir par rapport à cette réalité dans laquelle ils et elles vivent. Mais en même temps, ils aspirent à une nouvelle vie, ils aspirent à une autre vie, et c'est pour ça qu'ils ont le droit de se chercher, comme on dit au Cameroun, parce qu'au Cameroun on dit, ah, je suis parti en Bénin pour me chercher, c'est-à-dire, je suis parti à l'Occident pour une autre vie que celle dont je venais de décrire. Et ils ont ce droit à la mobilité. Parce que nous croyons quand Dieu a créé ce monde, il l'a pas créé en limitant géographiquement les frontières. Dieu a créé le monde et il a mis l'homme, l'être humain pour que ce monde là soit un monde à son image, à son amour, aux êtres qu'il a créés et à Parti de là que les jeunes se disent, si je ne trouve pas ce dont je rêve ici, pourquoi ne pas aller chercher ailleurs Mais malheureusement, cet ailleurs-là, c'est barricade de jour en jour. Malheureusement, plus cet ailleurs c'est barricade, plus le génie créateur invente d'autres solutions pour faire partie de ce monde. C'est une triste vérité, mais c'est vrai. Quand je regarde cette réalité, cette situation de jeunes, j'aimerais, pour cette réflexion, rien que prendre le domaine de l'éducation. Et je prendrai ce domaine de l'éducation au niveau universitaire. Et cela me rappelle un livre que j'ai lu, Tchèque Amidou Khan, L'Aventure ambiguë, où il se demandait. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'envoyer nos enfants à l'école des blancs C'était une question très profonde. Une question qui est encore posée aujourd'hui lorsqu'on voit le système éducatif de nos pays en Afrique. Nous ne pouvons pas le nier. On a un héritage, une histoire mais cela dépend de la manière avec laquelle nous l'exploitons. on a été éduqués par l'occident. on est parti à partir de leur chaîne, leur manière de penser et d'agir. mais aujourd'hui, nous pensons qu'il faudra revoir cette éducation là, à ce niveau universitaire. et pour cela, je vais prendre la démarche d'un des maîtres penseurs occidentaux, le philosophe Kant. Et voilà de quelle belle manière nous pouvons utiliser le savoir occidental pour pouvoir nous retrouver nous-mêmes dans notre réalité. Kant s'était posé, euh, posé euh, trois grandes interrogations. Et c'était des interrogations pertinentes dans sa démarche, euh, dans, dans une démarche universitaire stricte. Que dois-je connaître Qu'est-ce que je dois connaître La deuxième question, qu'est-ce que je dois faire de cette connaissance La troisième question, qu'est-ce que je dois espérer Je crois que cette démarche aussi nous permet d'avoir une idée claire de la situation des jeunes aujourd'hui par rapport à l'éducation qu'ils reçoivent au niveau universitaire. Qu'est-ce que je dois connaître je dois connaître ce que mes perroquets euh, professeurs et mes perroquets euh, étudiants, je parle en étant dans les deux positions. Le perroquet professeur ne fait que transmettre ce qu'il a reçu. Le perroquet étudiant ne fait que répéter. Donc ces étudiants ont une telle forte somme de connaissances, parfois ils ne savent même pas quoi en faire. Et on voit à la fin de la formation universitaire, des étudiants avec des grands diplômes, qui leur donnent une illusion d'un passeport, d'un visa dans la vie active, qui leur donnent un passeport, un visa pour travailler à la fonction publique, qui leur donnent un passeport, un visa pour avoir un grand costume, une grande voiture, qui leur donnent un visa, un passeport pour être quelqu'un de distingué parce que j'ai une maîtrise. Parce que j'ai une licence soit en histoire, soit en philosophie, soit en politique, soit à n'importe quelle discipline académique. Oui, nous voyons toutes ces connaissances que nous amassons dans nos universités, mais à quoi servent ces connaissances dans la vie pratique Comment les étudiants, face à leurs problèmes, peuvent entreprendre des actions pratiques pour que ces connaissances soit des connaissances qui engagent dans une dynamique d'action. Et c'est là encore que je vais citer Tchèque Amidou Khan qui dit, est-ce que ça valait vraiment la peine Et c'est chacun et chacune qui va répondre à cette question pas moi. Je voudrais simplement dire que ces connaissances acquises sont simplement du point de vue théorique, ne sont pas pratiques, dont les jeunes ont besoin de mettre en action, de répondre aux questions qui les concernent, pas seulement en théorie, mais aussi dans la pratique. Et c'est là où cette formation que nous continuons à donner et que nous recevons fait problème. Donc, il manque des actions qui permettent de transformer leur propre situation et la situation dans leur pays respectif. Et ce qui nous amène, quoi faire? Que dois-je faire? Que dois-je faire dans cette situation, moi qui suis jeune, qui suis dans une situation telle que nous l'avons décrite Comment faire pour mettre en action dans un sens de la maîtrise de la réalité qui est en face de nous pour que je me sente une personne qui contribue à améliorer sa propre condition de vie et qui fait partie d'une société Mais dans cette situation, ce n'est pas facile. C'est là où on pose la question d'espoir. C'est là où on pose la question du futur des jeunes. Parce qu'ils se trouvent dans une logique de l'œuf et du poussin. Oui, cette formation que ces jeunes reçoivent aujourd'hui dans nos universités, et je vous assure, il y en a en Afrique en ce moment, je ne sais pas d'où ce virus vient. Il y a des universités protestantes, des universités catholiques, des universités d'État, des universités évangéliques, des universités. Ça commence à être comme des salons de coiffure dans le temps en Afrique. Dans chaque petit village, tu vas trouver une université. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ces universités Pourquoi ce savoir ne permet pas à ces jeunes, une fois sortis de là, qu'ils soient vraiment des agents de transformation c'est là où on se pose, n'est-ce pas, de cette connaissance, de cette manière d'éduquer que nous avons reçue de cet héritage colonial. Et on n'arrive pas à se, à se regarder vraiment et à arrêter un moment nos systèmes éducatifs pour qu'on s'interroge en profondeur. Mais alors, ce qui crée l'espérance pour ces jeunes, c'est ailleurs que dans les universités. Il y a des églises maintenant en Afrique qui naissent tous les jours. Je vois que chaque maison en Afrique a une église et une dénomination euh, différente. Et ça vient du protestantisme. Chaque maison. Il y a tellement ces églisettes qui naissent partout et qui les font croire que prier, 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 prier. Hein? Comme on dit chez moi au Cameroun, assieds-toi, Dieu te pousse. Hein? Tu t'assois, ah, moi je m'assois, Dieu me pousse. Donc ces églises leur disent. Priez, prier prier et ça rend ces jeunes imbéciles ça leur rend ça, ça annule leur capacité de penser et de voir les réalités je ne dis pas que prier est mauvais Jésus-Christ a dit prier sans cesse mais dans ce contexte est-ce qu'il faut prier sans cesse s'asseoir et que Dieu pousse c'est la question que je pose aux jeunes quand on les voit le dimanche et chantent d'une manière merveilleuse mais après avoir chanté quoi Comment ces églises n'arrivent pas à transformer leur situation Voilà les choses qui les, qui les attirent. Voilà là où ils ont une fausse espérance qu'ils vont résoudre leurs problèmes. Un autre lieu qui les attire, c'est les feuilletons à la télévision. Parce que je prends l'exemple du Cameroun, parce que c'est de là où je suis né. Il y a des feuilletons latino-américains qui viennent du Brésil, américains de l'Occident, où ils montrent un monde où il est facile à vivre. Où il montre un monde où tout est joli. Où il montre un monde où il faut rêver. Où il montre un monde que par la ruse, par chance, par n'importe quoi, tu peux arriver là. Hein, comme il y avait avant au Cameroun Santa Barbara. Vous voyez? Donc tous ces, tous ces feuilletons les font rêver. Tous ces feuilletons leur donnent l'illusion d'une espérance qu'ils n'atteindront jamais. Mais en fait, c'est là où ils se nourrissent pour cultiver leurs rêves et leur futur. Il y a aussi un autre lieu, et là nous le connaissons, nos chanteurs-là, des musiciens. Hein? Quand ils chantent, ils chantent peuvent chanter de tout pour la plupart, les Ndombolo, hein? Balater et toutes ces musiques qui ne font que la promotion du ventre et du bas-ventre. La tête n'y est plus. Et ces jeunes, quand tu les vois, ils sont tous champions de Nombolo, de terre, euh, je ne sais pas quoi, quelle est la danse qu'il y a maintenant en Côte d'Ivoire Coupé-décalé. Coupé, décalé. Ils perdent tout leur temps. Et c'est pour ça qu'on voit des jeunes universitaires. Ils conduisent ce qu'on appelle au Bénin hein, les gens. Ils conduisent les motos. Ils conduisent les taxis. Ils conduisent. Ils n'ont plus le temps de penser profondément ce qu'ils peuvent faire de les connaissances qu'ils ont acquises. Vous voyez, ces musiciens-là hein, sont vraiment des vrais dangers pour la jeunesse. Mais ils ne se rendent pas compte parce qu'ils sont à la recherche d'un lieu, des repères qui peuvent les permettre de rebondir et penser à l'avenir autrement. Mais alors, le dernier que je noterai, c'est que nous appelons chez nous un autre lieu de rêve c'est les Mbenguis, c'est-à-dire les frères et sœurs qui vivent à l'étranger. Lorsque ses frères et sœurs rentrent au pays, même si celui-là est seulement gardien de nous ou les rues, n'importe où ici en Europe, il va rentrer avec un costume. Vous savez? Tous les clichés de quelqu'un qui est devenu autre chose. Tous les clichés de quelqu'un qui est devenu comme ceux-là, où il habite. Donc, tous ces clichés, et surtout que ceux qui sont là-bas essaient d'envoyer des miettes. Hein? Des miettes, Dieu le sait, Quel gymnastique. Par rapport au niveau de vie ici. Mais ils continuent à envoyer des miettes là-bas. Alors, quand eux, ils sont là-bas, ils se disent Ah, mieux vaut mourir dans l'eau. Ça, je vais aussi à Mbengué, je vais en Europe, je vais me chercher, comme j'ai commencé à le dire. Voici des lieux, des milieux qui nourrissent une fausse espérance à notre jeunesse. Il est donc urgent aujourd'hui en Afrique de repenser vraiment à nouveau frais l'éducation de nos jeunes, l'éducation de nos enfants. Je suis contente parce que je vois quelques têtes africaines là vous direz ça à vos parents parce que ce message là, ne s'adresse pas euh, directement aux gens qui sont plus nombreux dans la salle. mais ça, ce message leur a aussi adressé parce que c'est des gens qui ont accepté faire chemin avec nous pour qu'on fasse naître une autre Afrique. Pour que la jeunesse africaine soit une jeunesse qui pense qu'il faut mieux se battre, peut-être à la terre de nos ancêtres, parce que c'est là le lieu de notre espérance. Et quand j'interroge la Bible, j'ai eu deux textes, je peux avoir de l'eau, merci. J'ai eu deux textes qui m'ont inspirée. Ces textes m'ont inspirée par rapport. À l'émergence de la situation aujourd'hui et de la jeunesse. J'aimerais quand même noter, je l'ai signalé mais sans rien dire, les efforts des pays africains en matière de développement des politiques. En 2006, l'Union africaine a adopté une charte de la jeunesse africaine. N'est-ce pas, c'est déjà bien hein que les chefs d'État se sont réunis et ont eu sur leur agenda la jeunesse africaine. Et ils ont adopté une charte. C'est bien beau, les papiers, n'est-ce pas? Blanc sur noir ou en couleur. Mais encore faut-il maintenant que cette charte-là soit signée par ces États membres de, de, de l'Union africaine et ratifiée pour que cette charte, charte devienne une charte qui sera un guide dans la politique de développement des programmes pour les jeunes. Et je dis encore, c'est un rêve. C'est un rêve. Mais on est permis d'avoir des utopies dans la vie. Et c'est pour cela que le texte que j'ai choisi, le texte d'Agée, je crois le verset 1 de 5 à 6, je sais qu'on n'a pas une Bible là, mais je l'ai écrit quelque part, je vais juste lire hein. ce premier texte, Agé, le prophète Agée, chapitre 1, 5 à 6, réfléchissez bien à quoi vous êtes arrivés. Réfléchissez bien à quoi vous êtes arrivé. Vous avez semé beaucoup, mais peu récolté. Vous mangez sans vous rassasier. Vous buvez, mais sans être gai. Vous vous habillez, mais sans vous réchauffer. Et le gain du salarié va dans une bourse trouée. Voilà le message que le prophète agé envoie aux jeunes de l'afrique et à l'afrique tout entière. le deuxième texte qui m'a inspiré dans cette réflexion, c'est le texte de jean 3, 3. et là, c'est lui qui a écrit jean 3, 3, dit que jésus a parlé et Jésus lui répondit, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Le premier test d'Agé, le prophète interpelle le peuple de son temps dans sa capacité de réflexion. Il met en lumière le décalage entre les efforts que le peuple a fournis et les maigres résultats auxquels il a abouti. Le prophète explique à son peuple que son malheur en tant que peuple est dû au mauvais usage de sa raison dans la manière de fixer ses priorités et sa vision du monde. Je ne pense pas que c'était pour démoraliser ce peuple, mais c'était plutôt pour que ce peuple ait un nouveau chemin, un nouveau départ, pour que ce peuple donne un autre sens à son existence en tant que peuple. Et je crois aujourd'hui, le prophète Agé s'adresse à nous, jeunes d'Afrique, à nous, l'Afrique, à nous, les amis de l'Afrique. Et c'est ce nouveau départ dont on parle lorsqu'on relit ce texte quand Jésus a répondu. Et il a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et moi, je dirais, si l'Afrique ne naît de nouveau, elle ne peut pas se construire concrètement. Elle ne peut pas construire son avenir, encore moins le futur de sa jeunesse. Christ dit aux jeunes Africains et Africaines, Christ dit à l'Afrique de ne pas s'enfermer dans les tombeaux de nos cataclysmes, mais plutôt d'en sortir et faire naître une autre Afrique, une Afrique avec le Christ ressuscité. Merci. La ringrazio di questa riflessione teologica estremamente chiara, anche estremamente forte. È naturale che questa è rivolta agli, ai, ai giovani africani, è rivolta all'Africa, ma è rivolta un po' a tutti noi. Forse il nostro modo di vedere le cose, le prospettive che ci vengono date anche nella nostra vita sono prospettive false. Per che cosa impariamo? Per che cosa lavoriamo? Per che cosa viviamo? Quali sono gli obiettivi della vita? Quali sono gli obiettivi del mondo? Beh, forse se guardiamo il mondo, forse saremo capaci anche di, di essere un po' diversi e di sapere. Cerco di fare una riflessione che riguarda soprattutto noi, di sapere guardare le prospettive, le illusioni. Le luci colorate che ci vengono, ci, ci vengono messe davanti, come molto spesso alienanti, sono ben altre le cose per cui lavorare, per cui agire, su cui sperare. Ecco, fondamentalmente a tutti noi è rivolto questo appello: se non nasciamo di nuovo e non abbiamo occhi nuovi per guardare attorno, forse non riusciamo a capire la vita. E l'Africa ancora una volta ci può insegnare a questo. Grazie, Madame Hélène. Ho lasciato per, ultimo, per ultima Colette Chitoga, o meglio mi scusi, la dottoressa Colette Kitoga. Colette è una donna particolare, è venuta qui in Italia, si è laureata in medicina, aveva delle proposte di lavoro anche qui, stata, poi ha deciso di tornare in Africa e di spendere la sua professionalità in Africa. Prima nel Kivu, da cui viene, è di Kamituga, mi pare, quelle zone lì, poi adesso, pur mantenendo le relazioni col Kivu, nella zona di Kinshasa. La sua attività è un'attività sanitaria e quindi ha a che fare con le malattie, con i ragazzi, soprattutto dei ragazzi e dei bambini che hanno dei problemi di salute. E probabilmente da questo angolo, da questo punto di vista vede il Congo, vede il mondo in maniera che parte, cioè parte da questa sua esperienza. Ed è difficile, penso, interpellare la speranza a partire dalla sofferenza, perché fondamentalmente un medico si scontra con la sofferenza. L'ho voluta lasciare per ultimo proprio perché le chiedo un compito difficile. Quello di partire da una sofferenza, da dei dati che non sono senz'altro dati positivi, da dei drammi con i quali continuamente si scontra, per lanciarci un messaggio di speranza. Ne abbiamo bisogno noi e per questo ti ringraziamo per quello che ci dirai. Le do la parola. Buonasera a tutti. Io devo ringraziare chi ama l'Africa specialmente Melandri che mi coglie sempre all'ultimo momento <ride> e mi causa delle cose come quelle che avete visto stamattina, <ride> perché devo cambiare orari, eh, diari eccetera. Comunque sono abituata a questo. Partendo da questo comincio con chiarire un po'. Una cosa perché mi scuso, eh, parlo in italiano almeno così siete contenti. Benissimo. Anche se ogni tanto passo dall'italiano al francese, non fateci caso. A Bucavo non sanno più dove rintracciarmi. Come hanno fatto la questura di Roma e gli altri, hanno mandato un messaggio per rintracciarmi ad Ancona. Così vivo pure in Congo. Ho studiato in Italia, sono venuta all'età di 14 anni, quindi sono cresciuta in Italia, in Calabria. Ma l'ultimo anno del liceo l'ho fatto a Roma, dove poi ho cominciato l'università e mi sono laureata in medicina all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Da lì sono passata in Francia per un anno, ho fatto la ginecologia ostetrica. Però non mi piaceva, vi dico la verità. Poi sono passata in Svizzera dove ho fatto gli studi dello sviluppo. Però mi chiedevo a che cosa mi servissero questi studi. Una volta rientrata in Africa non è che ci sia stato qualcuno ad impormi il rientro. Io da piccola ero venuta in Italia con una decisione, quello di rientrare ad aiutare la mia gente. Perché, come diceva Eugenio, ho vissuto dei drammi, o oh, precisamente la gente che sto accompagnando ha vissuto dei drammi terribili, ma io pure da piccola ho vissuto un dramma che mi ha spinto a fare la medicina. Difatti, da piccolo non avevo mai visto un medico. Vedevo degli agenti che non so definire se erano infermieri o meno, che venivano a fare le vaccinazioni, campagne di vaccinazione. E una delle mie sorelline, prima che io cominciasse la scuola elementare, morì di morbillo. E vi dico che fino ad oggi, se c'è il mio grande nemico è il morbillo perché quando l'epidemia di morbillo arriva io tremo perché muoiono tanti di quei bambini e anche dei giovani che mi sento dopo tanti anni sono ancora impotente a combattere quel nemico. E quando morì la mia sorellina io dissi ai miei genitori diventerò medico. Perché, se fossi stato medico, mia sorella non sarebbe morta. Per cui, venendo in Italia, io dissi: Vado in Italia a fare medicina, però devo rientrare perché devo combattere il nemico morbillo. Però, purtroppo, come vi dico, non sono ancora riuscito a combattere il nemico e temo che sia il nemico che può combattermi e spero però che non mi abbatterà. Sono tornata e ho cominciato a lavorare in un ospedale dello Stato. Volevo andare a lavorare in campagna perché io sono nata in campagna e non vedevo perché dovevo rimanere in città che era un lusso per me quando la gente che mi ha dato alla luce stava e continuava ancora a soffrire in campagna. I superiori si sono rifiutati. Però qualche anno dopo, quando mi hanno voluto mandare dove non volevo, io ho detto anche voi avete fatto medicina, andateci da soli, volevo andare in un punto, non mi avete lasciato fare. Solo che durante tutti quegli anni, io che non amavo tanto la ginecologia e l'ostetricia, che cosa ebbi come primo impatto all'arrivo? Sono Prima donna medico nella provincia di Sud Kivu. E quando le donne mi, vissero, mi, mi videro a Bukavu dissero noi non vogliamo più essere toccati dai signori medici uomini, abbiamo il nostro medico donna. E fui condannata a lavorare come ginecologa e ostetrica. Da una parte era bello per me. Perché vedere nascere ogni giorno quelle nuove creature mi dava molto da pensare. E mi sono chiesta molte volte da dove veniamo e dove andiamo. E non ho ancora avuto la risposta, anche se la fede mi spinge se sempre a dare una risposta, però che non riesce a soddisfarmi. Solo che. In ospedale ricevevo anche delle donne che venivano dalle campagne e venivano quando era difficile partorire in casa. Arrivavano troppo tardi in ospedale perché non erano seguite durante la gravidanza e venivano a morire, non a partorire. E io rimanevo con i piccoli neonati a cui non sapevo che fare. A quell'epoca l'AIDS non era ancora diffusa non era ancora diffuso e quindi io facevo allattare i bambini da tutte le mamme che partorivano, quindi un bambino poteva ricevere il latte di 20 donne. Però anche lì fui accusata perché in Congo, come ha detto Pierre stamattina, non solo gli insegnanti hanno dei problemi seri, ma anche i medici. Anzi, dirò che siamo stati noi medici con lo sciopero di tre anni a Bukavu, a cominciare proprio a farsi pagare dai malati, cioè quello che il malato paga viene considerato come entrata nelle casse dell'ospedale e poi dividiamo un po' per pagare il personale, un po' per pagare le medicine e un po' per gli altri bisogni, perché in tre giorni abbiamo registrato più morti di quanto non abbiamo mai visto quando abbiamo cominciato a lavorare a Bukavu e ci siamo detti mai più i medici del Sud Kivu faranno eh, lo sciopero perché abbiamo ancora quei morti sul nos sulla nostra coscienza. Quindi i medici non hanno stipendio. Ed è una vergogna. Io che non ero abituato a vedere i soldi alla cattolica dove ho studiato, vedevo all'epoca a gemelli i medici che pensavano soltanto ai malati, anche se oggi i malati sono diventati anche lì un numero. E quello mi ha scandalizzato e mi ha traumatizzato un po'. Arrivo lì e vedo tutti quanti dagli occhi miei da italiana, vedo che tutti erano poveri, per cui non chiedevo niente, bastava che tu arrivassi da me e eri curata gratuitamente. Fui punita perché non facevo entrare i soldi nella cassa e alla fine del mese non avevo niente ed era anche giusto perché giocavo così quello che dovevo ricevere. Però mi sono vista che andavo verso la morte. Per cui ho cominciato a scrivere agli amici in Italia che mi mandavano alla fine del mese un qualche cosa per mangiare. Però fui anche condannata perché venne dall'alto l'obbligo di mandare via tutti i neonati che avevo in ospedale perché occupavano un letto gratuitamente, senza pagare. E fu la mia amarezza perché la maggior parte di quei neonati morì qualche mese dopo la morte della mamma per mancanza del latte. E io cominciai a pensare a fare qualche cosa, ma con che cosa e con chi? Perché sempre come hanno detto quelli che mi hanno precedute, la malattia dell'Africa è quella di dire non ho niente, che posso fare? E io ho sofferto di quella malattia, come posso farlo? E invece ci furono le mie infermiere e infermieri che mi dissero: Ma dottoressa, può pure cominciare anche se non ha niente. Dico, Ma scusa, che vuol dire? E stavo pensando a mettere su una struttura che accogliesse i bambini dalla nascita fino all'età dello svezzamento, quindi all'età di tre anni. Non avevo ancora fatto niente, scoppiò la guerra e la guerra fu atroce, nessuno capiva niente, perché prima avevamo accolto gli UTU che venivano dal Ruanda, poco dopo sono i Tutsi che vengono con le armi e molti di loro erano nati in Congo, avevamo studiato insieme, lavoravamo insieme, arrivano le uccisioni in massa non c'è scontro tra eserciti, ma si scagliano contro la popolazione civile. Anzi, quando sono arrivati è passata la voce, perché il primo giorno che hanno fatto un discorso, ero lì io, e hanno presentato, il vecchio Kabila presenta uno come responsabile dei cosiddetti Banyamulenge, un nome nuovo, dei tuzzi che erano in Congo, che erano partiti quando il Ruanda è stato preso dai tuzzi, e quel responsabile non era altro che uno che aveva lavorato con me per quattro anni. Era il mio amministratore dell'ospedale. Su molti punti non andavamo d'accordo, però lavoravamo insieme. Tutti quanti mi hanno cercato, fuggi perché ti uccide. Io ho detto, preferisco morire qui, ma non fuggo. Non fu facile. La prima cosa che la guerra portò via fu quello di uccidere malati e infermieri di guardia in un ospedale, un grandissimo ospedale molto bello, che era stato costruito dai missionari svedesi a 58 chilometri da Bucavolo, l'ospedale di Lemera. Io che avevo studiato tutto in storia, la storia l'ho studiato in Italia. E sentivo sempre che durante la guerra la gente che si rifugiava in convento, nella chiesa o in ospedale era risparmiata. E invece lì erano ricercati e uccisi come degli animali. E io dissi non lavoro più. Cominciò la mia dura vita perché fui ricercata. Però non mi nascondevo, rimanevo a casa. E perché conoscevano la mia casa, mi mandarono a chiamare. Io dissi: No, non lavoro con voi, piuttosto morire. Ma per miracolo mi lasciarono. E fui poi perseguitato: In seguito, perché poco dopo ci fu una donna, sempre le donne si mettono in mezzo, mi portò una ventina di, bambini, di ragazzi. Il più piccolo aveva sei anni e i più grandi ne avevano quindici. Dice, dottoressa, lei voleva fare un orfanotrofio, ecco gli orfani. Dico, ma e dove li metto e dove vado con tutte queste? Che cosa ne faccio? Dice, ma comincia l'orfanotrofio. Dico, ma lei sta bene? Dice, sta bene, sì, se non li vuoi buttali via e poi lei darà giustificazione al suo Dio. Io dissi, ma guarda che, che Africa in cui vivo io. E avevo una casa di sole, due camere. E ho vissuto per due anni, per un anno intero con questi ragazzi. Io non sapevo, io avevo paura, ma che cosa devono mangiare? Era il mio primo problema. E lo è ancora oggi. Sono i ragazzi stessi che dissero: ma vuoi mandarci via davvero? Qui c'è il terreno, cominciamo a coltivare. Dico, ma sì! Ma prima di raccogliere, che cosa mangerete? Lascia perdere, tanto non si muore con la fame. E io ho cominciato a studiare, ad imparare un nuovo modo di vivere. Però mi resi conto, dopo un anno, che c'era qualche cosa che non andava. Così scrissi ai miei amici, alla Cattolica, e io venni a fare la psicopatologia giovanile e femminile. Dopo il corso, mi resi conto che non avevo capito niente. Io disse, e come, come ritorno? E a Bucavo mi aspettavano per cominciare un lavoro proprio degno di questo nome. Io disse a, al mio professore, guarda, non ho capito niente. A che cosa mi servirà tutti questi mesi spesi inutilmente qui? E mi disse, ma... Guarda, ritornerà dopo, guarda, cerca di, di comprarti i libri, eccetera. Ho comprato i libri, ma vi dico che non li ho letti. Fino ad oggi non li ho letti. Arrivo a Bucavo, tutti quanti che mi aspettano, allora cominciamo, dico, ragazzi, non voglio eh, scoraggiarvi, però non so che dirvi, non ho capito niente. E poi cominciarono ad arrivare, le prime vittime superstite dai massacri vari e arrivarono proprio i bambini della cittadina di Macobola, un annunzio che fu dato dalla radio Vaticano. Io non avevo niente, dico ragazzi come cominciamo? E mio fratello che lavorava con me, che mi dava, dai, abbi coraggio, abbi fede, come temi. Poi lui disse, guarda, tu ricordati della Bibbia. Dopo la risurrezione di Gesù, Pietro e gli altri apostoli andavano sempre nella sinagoga. Un giorno trovano uno che chiedeva l'elemosina. Allora Pietro si alza, era con Giovanni, credo. Dice, fratello, non abbiamo né oro né argento, ma quello che abbiamo ti diamo. Alzati e cammina. E tu fai la stessa cosa. Dici, io prima di tutto non ho visto Gesù. Non sono vissuta con lui, non sono Pietro, non sono Giovanni, non sono niente. Non ho quella fede di dire a qualcuno: alzati e cammina. A questi bambini che aumentavano ogni giorno, che dico: alzatevi e camminate perché siete sazi, non c'è da mangiare. Però lui mi inseguì, veramente mi disturbò, non mi lasciava più in pace. Alla fine disse: Va bene, accetto, purché tu continui a fare quello che devi fare. Fai il Pietro e io farò forse la Maddalena o non so chi la Maria o qualsiasi persona. Scherzando abbiamo cominciato una cosa che stupisce tanti, ma prima di tutto stupisce me stessa. Abbiamo creato il centro Mater Misericordie. Quando si sente dal nome, molti che sono molto sensibili alla Chiesa Cattolica dicono che eh, è la cosa della Chiesa, però non è così. Io da latinista e anche dal mio attaccamento alla Madonna ho preferito quello, però i membri appartengono a tutte le religioni. Siamo proprio un'equipe ecumenico, protestanti, anche musulmani, eccetera, e noi continuiamo avanti. Ho detto ragazzi, con la eh, psicopatologia e psicoterapia che ho studiato non faremo granché, perché avevo chiesto dappertutto in Italia che mi aiutassero per questa eh, psicopatologia causata dalla guerra e nessuno sapeva dirmi niente. Mi dicevano sempre no, è un'esperienza che non abbiamo ancora avuto. Certo, l'ultima guerra mondiale era lontano. Allora io dissi, riflettiamo insieme e ritorniamo alla riflessione, perché la riflessione è quello che ci può salvare, che cosa possiamo fare. Io dico, facciamo un incensimento, a Bukavu quante etnie ci sono. E quando hanno parlato della guerra tra etnie, e poi siamo... Tante etnie, non ci conosciamo nemmeno e non possiamo parlare nessuno la sua lingua perché non ci capiremo, diventerebbe una torre di Babel. E abbiamo trovato una ventina di etnie e abbiamo cominciato il primo lavoro: imparare, cercare di chiedere gli usi e costumi di ogni etnia, perché avevamo i bambini che venivano da tutte le etnie. Ed è stato il primo lavoro. Poi ci siamo proprio entusiasmati ed è stato il primo stimolo. E così ci siamo detti, per aiutare tutte queste vittime, che non sono soltanto bambini, anche adulti, dobbiamo accompagnarli secondo le loro tradizioni, secondo i loro usi e costumi. E così abbiamo cominciato la psicoterapia adattata alle nostre realtà. Veramente ci sta dando dei frutti. Dopo dieci anni posso dire che possiamo sperare per un futuro più, più positivo. Perché? Avendo all'inizio i ragazzi ex soldato che avevano combinato di tutti i colori. E loro se ne pentono, quando raccontano le loro storie uno piange. Non è che siano soltanto condannati dalla società, ma si condannano loro stessi. C'è chi dice, quale sarà il mio futuro? Io ho sporcato le mie mani, ho ucciso anche gente che conoscevo e che non mi aveva fatto niente. Qualcuno dirà... Ho ucciso qualcuno senza sapere, però da quel giorno quella donna non mi lascia più in pace, viene sempre quando dormo a chiedermi dove stanno i miei figli, come posso liberarmi io da situazioni simili. C'è chi al ritorno non ha trovato più i genitori, sono morti di cuore, perché i ragazzi che fuggevano dal campo di battaglia che fine avevano? Subito i signori che avevano le armi in mano andavano ad arrestare i genitori. Alcuni di loro sono morti nelle prigioni. Altri sono stati liberati quando si avevamo un po' di soldi per liberarli. Ecco perché alcune famiglie, quando un ragazzino ritornava, la famiglia non voleva accoglierlo. E così noi li nascondevamo. Parlare di questo verso gli anni 97-98 era proprio cosa spaventosa, nessuno poteva dirlo davanti alla gente. Per cui i membri della mia associazione disse: O dobbiamo morire insieme o vivere insieme. Ci prendiamo noi quel rischio di nascondere i ragazzi. Così i ragazzi venivano nascosti da noi. Oggi lo posso dichiarare così perché so che anche se mi uccidessero, non uccideranno tutti. Ma è una cosa che abbiamo fatto dall'inizio, fino a quando l'UNICEF ha avuto l'autorizzazione di smobilitare i minorenni. E avere un ragazzo ex soldato in casa significava l'uccisione di tutti i membri della casa. E allora questi ragazzi e i ragazzi orfani che hanno visto uccidere i loro genitori che erano tagliati a pezzi non possono dimenticare, però sono testimoni scomodi e sono ricercati anche tuttora. E io dissi ragazzi, se mettiamo questi bambini insieme li faranno fuori, per cui dovevamo cercare una famiglia che accogliesse i bambini. La condizione sine qua non era che la famiglia avesse le stesse origini che la, il bambino. Quindi il bambino si trovava in un, una famiglia che parlava la sua lingua, aveva le stesse tradizioni, usi e costumi. E così abbiamo perso le tracce dei bambini. Li cercavano e non li trovavano mai. Alla fine hanno cominciato a ricercare me. Quando parliamo in Congo dei ruandesi, per noi i ruandesi sono nemici, però vi dico che è un ruandese che mi ha salvato. Un ruandese Tutsi. Venne e mi disse Colette, perché ero sempre accusata. Chi mi accusava non erano ruandesi, mica erano congolesi che andavano ad accusarmi ai ruandesi. E lui disse, vedo che la tua gente non ti vuole bene. Adesso, Troppo, è troppo, vattene dal Congo e rimani il più possibile. Me ne andai in esilio, ero già malata, dopo di me arrestarono mio fratello perché doveva dire dove Colette fosse. Sono stata ricercata, hanno saputo, hanno scoperto che ero a Nairobi e hanno mandato non so quanti soldati da, da Ruanda in civile per ricercarmi utilizzando i ragazzi congolesi che mi aiutavano in Kenya. Per fortuna sono arrivati qualche giorno dopo la mia partenza perché nel frattempo ero andata a Kinshasa e hanno detto sappiamo che quando rientra dai viaggi passa sempre per Nairobi. Da allora non sono più passata per Nairobi. Però il lavoro continuato nonostante tante difficoltà e i ragazzi la prima cosa che dicevano perché ad un certo punto si disse che i ruandesi dovevano rientrare a casa loro e due o tre mi dissero no non voglio che rientrino bisogna che io ne uccida almeno quattro per vendicare i miei genitori dopo qualche anno Quei stessi ragazzi che sono cresciuti, alcuni di loro fanno parte di un gruppo che è un'idea che è stata cominciata qui in Italia dal centro Elder Camera di, di Milano, quello di creare gruppi di ragazzi che, siano, che si sentano cittadini di un unico mondo. E quei ragazzi, ero in Italia, mi hanno mandato su cassette. Tu che vivi lì vicino ai grandi del mondo, di loro che siamo stufi della guerra, che vogliamo almeno la pace. E oggi hanno formato un gruppo che contiene ragazze e ragazzi che sono cresciute, che sono grandi, che portano avanti un modo di riflettere che, che mi fa riflettere a mia volta. Che mi hanno detto: guarda, questo nostro club di pace abbiamo cominciato a lavorare qui a Bukavu nei vari quartieri, però vediamo che non ci basta. Mandaci in Burundi e in Ruanda per incontrarci con i giovani di quelle due nazioni perché sono vittime come noi. E io senza perdere tempo ho detto, ragazzi, non volete più vendicarvi, dice no. Non vale la pena, perché ormai non possiamo ritornare indietro e riavere i nostri genitori. Oggi crediamo che possiamo avere una vita nuova. Dico, ah, siete cresciuti. Prima dell'8 marzo ero a Bucavo mi dicono le ragazze, siamo cresciute, dobbiamo festeggiare l'8 marzo. E invitiamo la gente perché parliamo dei diritti dei bambini, dei diritti di noi donne e dei diritti de, degli uomini. Però ci devi preparare questo e questo e questo. Dico fate il budget. Non era tanto, ma per me era enorme, 400 dollari. Ho detto ragazze, non ho ancora pagato la vostra scuola, come posso permettermi quello? Però mi ha salvato un'infermiera dicendo... L'8 marzo non è soltanto l'8 del mese di marzo. Quando la dottoressa avrà la possibilità potrete festeggiarlo in qualsiasi mese e loro aspettano. Quindi praticamente con questa psicoterapia ho messo in moto anche un altro metodo, quello che è chiamato psicoterapia del deserto. Abbiamo in Kivu tre centri, Bukavu, il più grande, Uvira e Kamituga, però ci sono ragazzi e anche adulti che nonostante il passare degli anni non riescono proprio ad uscire da, da quel trauma e ho pensato a fare il così, la cosiddetta psicoterapia del deserto, cioè portarli da lì dove hanno subito il trauma in un altro posto e così ho aperto timidamente il centro di Kinshasa ecco perché dicono loro che non sono più a Bukavu ma sono a Kinshasa e invece sono di più a Bukavu ma un mese a Kinshasa uno a Bukavu uno a Uvira e Kamituga così non riescono mai a rintracciarmi e mi perdono proprio perdo le mie tracce però questa psicoterapia sta portando dei risultati perché? Quando un bambino, specialmente una bambina, rimane con un trauma forte, lei comincia a comportarsi diversamente dagli altri e subito da noi che cosa dicono? È una strega. E quindi dire a una bambina strega significa rovinargli la vita. Da grande nessuno vorrà mai sposarla. Poi lei non può passare da nessuna parte perché diranno... Per carità, buttata la via. E invece portando queste persone così, si trovano in un punto dove nessuno li conosce e cominciano a riprendere la loro vita dal punto in cui hanno avuto il trauma. Quindi gli anni passati non esistono per loro. E c'è stata anche la sepoltura delle persone da vive. La prima famiglia che ho portato a Kinshasa è la famiglia in cui la mamma doveva essere sepolta viva, è scappata e invece hanno sopporto viva la mamma sua. E il figlio di otto anni ha visto tutto quello che hanno fatto alla nonna. Adesso a Kinshasa si sta riprendendo, ha cominciato a studiare e studia bene adesso, si applica, è sempre fra i primi della classe. E' quello che sto facendo e finisco per dire che sì, l'Africa ha tutte le sue debolezze, ma anche ha le forze. E che noi africane, africani non crediamo, non abbiamo fiducia in noi stessi, perché pensiamo come si diceva da me, che possiamo fare. Sempre i miei nonni dicevano, e i bianchi sono i nostri fratelli maggiori. Io dico, anche se sono i nostri fratelli maggiori, non sono loro che devono fare al posto nostro. Il fratello maggiore conduce il fratello minore e insieme camminano. Abbiamo fiducia in noi stessi e costruiremo l'Africa. La speranza è nelle nostre mani. Grazie. Vedete, adesso mi sono fatto prendere un attimo prima dal, dall'intervento di Elen Ginda, che è un intervento teologico, allora ascoltando Colette e purtroppo dicendole anche di abbreviare, cioè di, perché i tempi sono abbastanza stretti, mi è venuto in mente il fatto della trasfigurazione, quindi faccio anch'io un po' il teologo che Pietro, Giacomo e Giovanni vanno su e vedono Gesù così bello, eccetera, eccetera. E dice Pietro facciamo qui tre tende, una per te, una per vorremmo starci sempre. E, e Gesù dice non, non è il caso e dopo un po' spariscono, eccetera. Un po' è questo, cioè purtroppo questo, questo, anche questo momento di incontro ci lascia un po' con la mare in bocca. Abbiamo avuto una come dire, una visione, avremmo, avremmo bisogno di approfondire di più, di capire di più, non abbiamo il tempo. Però questa mare in bocca ci lascia la nostalgia e lasciandoci la nostalgia spero che faccia di ognuno di noi, della gente che da oggi, da domani, da sempre voglia andare a capire, a conoscere di più, ad imparare meglio le esperienze che, stia, che abbiamo ascoltato perché purtroppo i tempi sono molto stretti e in un convegno così non abbiamo. È un po' il momento del tabor che va poi camminato, conquistato per trovare il tutto che è al di là, eccetera. Quindi grazie davvero Colè di questa testimonianza estremamente bella e significativa. E anche questo appello che ci hai fatto. La speranza ce la costruiamo insieme, ma siamo noi, noi africani, che dobbiamo costruire la nostra speranza. È un po' una cosa molto bella questa.